Ciao a tutti, bentornati in un nuovo episodio del Versus Enjoy. Allora ragazzi, ci sono un po' di cose che vi devo dire. La prima, ci siamo quasi a 200 iscritti. Quindi per favore voglio arrivare a 200 iscritti prima di iniziare il let's play di Ultra Sole e Ultra Luna, in modo tale che vivremo la nostra prima avventura insieme. Detto questo, allora, fare le grafiche per me ha un costo. Ultra Sole e Ultra Luna è già stato annunciato da tempo che lo farò e quindi verrà fatta la grafica, è già in progettazione. So già quale dei due Pokémon porterò, ho già deciso quale dei due giochi comprare, che poi li comprerò tutti e due, ma comprerò prima qua in Giappone uno e poi mi farò spedire la versione italiana. Perché ho le due console e voglio avere tutti e due i giochi come al solito. E poi, ragazzi, dopo dovrò calare un attimo con le grafiche, perché avevo intenzione di fare altri lavori, cambiare la scritta Pokémon Enjoy, arriverò a fare anche quello. Però siccome oggi la mia ragazza va a firmare il contratto per comprare casa, voi capite che comprando casa le mie tasche si sono completamente svuotate. Quindi, siccome per me ha un costo fare tutto, non ho finanziatori, l'unico finanziatore che ho è me stesso, il mio lavoro. Quindi potete capire che dovrò rallentare un attimo tutti i vari progetti che avevo in mente. Va bene, chiuso questo capitolo, riprendiamo con questa squadra, la squadra con Gengarino, che è stata anch'essa un po' modificata perché mi dava dei problemi. Intanto il cane di vicino, tra poco io lo vado a uccidere. Allora, cosa è successo? Abbiamo Gengarino sempre con mossa Z di tipo veleno, polifumo, fango bomba, shadow ball e protezione. Poi abbiamo Gigalit che ha protezione, frana, maledizione e peso bomba, e c'ha la bacca per recuperare vita. Abbiamo cambiato l'ele, l'abbiamo fatto scarf, quindi non è più mossa Z di tipo psico, e l'abbiamo fatto scarf perché si soffriva troppo Chomp. Quindi così facendo possiamo andare a rompere le scatole del Chomp. Abbiamo Magibrillio, Moonblast, Psycho Shock e Psichico. Celestina rimane uguale, Vicavolt rimane uguale ed è l'unico che ci farà da speed control con 1000 bave nel caso ce ne fosse di bisogno. E poi Crocodile è stato cambiato, tolto a South Vest perché in questo metagame, per come si è evoluto, diventa troppo lento, quindi fatto più veloce e messo con la mossa Z di tipo terra, e c'è la provocazione che prima aveva Lele, adesso ce l'ha lui. Ok, allora andiamo a vedere come gira. Nel frattempo i punti sono calato tantissimo, abbiamo 1580 punti, prima eravamo sui 1640 perché ho fatto notte brava, sono tornato, avevo voglia di giocare, non ce la facevo a non giocare ed ero tutto abbastanza rintontito, era notte fonda. E ho fatto le cavolate più grandi del mondo, mi sono divertito, ragazzi. Io alcune volte purtroppo non riesco sempre a dare costanza nei video per via del lavoro e tutto quanto. E alcune volte so che dovrei stare fermo con il gioco per andare avanti insieme. Però ragazzi, alcune volte c'ho una voglia di giocare matta che magari non posso registrare, c'ho proprio voglia di giocare. E quindi mi faccio la mia giocata e quel che succede, succede. Mi dispiace, scusatemi, ma purtroppo è così. Comunque, nuovo avversario. Attenzione! Ci abbiamo Jake, regina di cuori, The Mille Glory, con Coco. Mizzica Whimsica, che palla. Allora, Coco Fini, Whimsico, Togedemaru, Salamence e Metagross. Allora, io direi, senza ne saperne leggere né scrivere, io partirei con Gengarino. Ok, Gengarino io lo metto in lead strasicuro. Poi
partirei strasicuro anche con Gigalith, senza pensarci due volte. Lele, perché a quello lì io gli devo cambiare il campo per forza. E Crocodile, che se gli metto il campo psico, anche se mi fa mossa Z di Nature Force, forza della natura, Nature Power, scusate, Nature Force. Dai, mettiamo i nomi alle mosse come ci piace a noi. Quindi se si fa quella, su Crocodile noi siamo a posto. Dai, proviamo così. Poi Crocodile potrebbe fare bene, c'è poco. C'è Metagross, c'è Togedemaru, che è un bel per 4. Ma vediamo. Allora, vediamo che cosa succede. Con cosa potrebbe lidare il nostro amico. Intanto di cattiveria ha fatto così. Whimsicott Coco. Va bene. A te tu vai, Whimsicott Coco. Io non è che ti posso buttare dentro l'ele e lasciare Gengar in campo, perché se tu mi fai la Z psico su Gengar, te tu mi fai un male. Io sono tentato a buttare l'ele al posto di Gengar e sparare il peso bomba della vita. No, io sparo la frana. Peso bomba me ne frega una mazza. Io sparo la franella. Faccio così. Così anche se mi fa mossa Z psico, non è neanche... No, lui va soltanto di natura forza. Ci protegge. E dai, ci protegge! È lui! La protezione del campo! Chi butta dentro? Qualcuno per intimidirci? No, Fini. Fini ci va bene, la franella gli fa male. La franella che franella gli fa male. Ok. Aurora. Fini, quel Whimsicott va giù con un'altra frana. Io lo spero. Perché togliamo l'ele. Togliamo l'ele. Buttiamo dentro Gengar. Però stavolta noi andiamo di peso bomba su Whimsicott. Così siamo sicuri di farlo fuori. Se no è un casino. Perché se vado di frana e quel coso non va giù... Ah, in teoria adesso c'è una mossa di tipo folletto. Io penso me l'abbia fatta su Gengar. Io penso che facendo una su Gengar, Gengar resista. Però una fanghiglia e un'altra mossa, no. Corpo funesto nel frattempo, va bene. La fanghiglia ci manda a casa Gengar. Ne sono quasi sicuro al 100%. No, resiste! No, il drop è arrivato! Ma corpo funesto di nuovo! Ci aiuta, guarda che bello! Ecco che arriva il peso bomba! E il nostro Gengarino muore di sand. Gengarino, io ti volevo tenere fino alla fine, sì, vabbè, fino alla fine. Ma le persone sono brutte e cattive, ci hanno diviso. Come si sono permessi di fare una cosa del genere? Manda Coco, perfetto, così tu perdi il campo.
che tu non lo sai, ma tu perdi il campo. Io sparo Psycho Shock su Fini e sparo la franella. O proteggo il mio Gigalith, che potrebbe essere una gran bella idea. Io invece sparo la frana, perché lui fanghiglia non la può più usare. Vedi? Vado in vertigo, di là. Noi non ci recuperiamo con la bacca, questo è un peccato, devo dire la verità. Lui ha Toghi de Maru dietro. Mamma maledetto. Adesso ti butto via il palloncino prima cosa. Qui ti faccio male. Un pochettino di più bastava, un pochettino di più. Sarebbe stato fantastico un pochettino di più. Forza lunare, qua salutiamo nessuno. Riprenditi con la bacca, ottimo. Bacca tua, bacca mia. È così che funziona. No. Adesso però lui... Allora, io farei così. Secondo me Fini Aurora protegge, perché ha visto che con Psycho Shock li facciamo malissimo. Togliamo il nostro Lele e buttiamo dentro Crocodile. E spariamo frane come se non ci fosse un domani. Io spero che abbia protetto quel Fini. Ti prego, dimmi che esso ha protetto. Perché sennò io devo piangere. Cioè lui non protegge. No, mi fa fuori Crocodile. No, per fortuna, no, tutto a posto. Ragazzi, è tutto a posto, tutto regolare. Attenzione. Adesso mi sa che c'è l'ultimo giro di Sand. Esatto. E anche l'ultimo giro di campo psichico. Io Aurora farebbe così. Terremoto o spariamo? E proteggo Gigalith. Va bene, autodifesa poco ci importa. No, cioè è più veloce. Non ci credo. Come Cribio, Diamine, Diavolo fa quel Fini ad essere più veloce? Adesso ho capito perché forse ci fa così poco. Non ci credo. Mi viene voglia di piangere. Lele quanto ha di vita? Lele c'ha poca vita. Allora, in questa partita non c'è modo di vincere. Quel fatto che Fini fosse stato più veloce ci ha fregato molto. Allora io butto Lele al posto di Croco
e sparo la frana. Ma io non dovevo proteggere qua Giga, porca miseria, non c'è più la... Non c'è più la... come si chiama? Non c'è più la sabbia. Lui per fortuna va di magico ritiro. Ah mio Dio, che dolore ci ha fatto queste specs! Qua se va laggiù Lele, addio. Ed è bella che è finita la partita. Ragazzi, il Kruko, allora, il nostro Crocodile ha una velocità di 100... di 144. Quel Fini non è Scarf, quindi è timido, oppure è vissato tutto quanto in attacco speciale e velocità, è un... Infini anomalo, io non lo potevo assolutissimamente prevedere, ragazzi. E ci ha fregato. Quello ci ha fregato la partita. Ci ha decisamente fregato la partita. Mi dispiace. Non era una cosa che io potevo prevedere, sinceramente. E devo dire che ci sono rimasto anche abbastanza malino. Però, cioè, buono lui, ha fatto un set diverso, ha fatto un qualcosa che è servito. È servito perché, in fin dei conti, avendo quel Fini più veloce del nostro Crocodile, è riuscito a portarsi a casa la partita molto, 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 molto bene. Perché se noi avessimo avuto il nostro Crocodile più veloce, Delfini, con Terremoto lo mandavamo giù. Al giro dopo noi avevamo tre Pokémon da poter gestire. Coco sempre più veloce del nostro Crocodile. Specs sicuramente ci avrebbe fatto fuori in ogni caso. Però comunque avevamo tre Pokémon da poter gestire con le varie protezioni. Forse qualcosina si sarebbe riuscito a fare. Va bene. Va bene ragazzi, fa niente. Andiamo a fare un'altra partitina. Nel frattempo scendiamo con i punti, siamo a 1565. Io lo so, questa squadra può fare del bene. 1661. Bene. Bene. Io con te voglio fare bene. Allora, qui abbiamo Bruxis. Qui abbiamo Porygon2, Arcanine. Abbiamo... quel maledetto di Tauros, abbiamo Tapu Lele e abbiamo Tapu Buio. Allora, qui per non fare figuracce, io direi che andare in lead con Gengar e Crocodile non è male. Così pronti via. Se riusciamo a liberarci, io poi mi porto dietro anche Gigalith, perché è sotto distorto zona e anche fuori dalla distorto zona io ti rompo le balle, mica male. Però sto quasi pensando che forse porto Celestiva. Se invece porto Gigalith e Lele, io porto Gigalith e Lele. Celestina lo lascio a casa. Vediamo. Tapu Bulu Arcanine. Bello. Siamo anche più veloci di tutti. Bello.
Bello. Siamo velocissimi. Allora, cosa possiamo fare qui? Io direi, che quel bulu se ne vada o protegga è scontato. Che quell'Arcanine, anche lui, possa fare qualcosa del genere, ci sta. Io quindi per il momento faccio così. Proteggo Gengar. E butto dentro Tapu Lele. Mi vado a togliere le intimi del Dark Ruler. Vediamo. Arca se ne va, quindi ho fatto bene a non giocarmi. A non giocarmi la Z, terra su Arca, e Bulu protegge. Ma fallisce, tanto non serve una cippa, nessuno ti ha attaccato. Allora, io adesso farei Z veleno più Psyshock su Porygon 2. Oppure lui di ultra lento, chi potrebbe avere dietro? Io dietro c'ho un bel Gigalith. Tu hai qualcuno? No, tu non hai nessuno. Allora, io vado di fango bomba su Bulu. Più forza lunare su Bulu, che non dovrebbe andare su Bulu, ma dovrebbe andare su Porygon 2. Tanto così, fuori Bulu. Noi ci andiamo a tenere per un eventuale Trick Room ottima l'idea Gigalith, perché non avendo più quel Bulu di mezzo facciamo male. Entra la Distorto Zone, perfetto. Noi adesso, se tu ci avrai anche Arcanine, ma noi si entra con Gigalith e con maledizione, cioè capisci che io ti faccio male adesso. Allora, via, assolutissimamente via Gengarino, e dentro Gigalith. Tenersi Lele buono per far fuori chi? Io le provo a sfruttarle. Un forza lunare a Porygon 2, provo a tirargliela ancora. Vediamo. Gelo raggio. Ah, di là, ok, allora mi va bene. Fuoco carica. Ok, ha fatto doppio su Lele. Lui ha fatto doppio su Lele, lui è cattivissimo. Noi resistiamo, siamo dei grandi. Però c'è la sabbia. Dai! Sì, c'è anche il drop in attacco speciale. Queste sono le belle cose che devono succedere. Vai di sabbia giù. Che bello, io adesso di frana qua mi diverto. Non faccio neanche maledizione, tanto sono cattivo. E rimango anche a un P. Mamma, che bello! Frana tutta la vita. Frana per forza. Frana per forza, non siamo neanche intimidati. Togliamo Lele e buttiamo dentro il Crocodile. Andiamo a intimidire tutti. Così ci teniamo Lele che non crepa di sabbia. Direi che l'idea è ottima. Vediamo. Frana non manca nessuno. Bello. Arcanine a casa, Porygon rimane là. Bello. Distorto Zone. Va bene.
non c'è problema, noi siamo qua. Porygon 2, Eia! Non crepa di sabbia. Attenzione, arriva Brooks. Allora, io opterei per sparare una frana e uno sgranocchio su Bruxis. Bruxis va di cascata, mi sa che fa male a Kruko. Kruko ce lo fa fuori, sì. Veloce quel Bruxis. E va di ripresa. Ok, vediamo quanto facciamo di frana adesso. Facciamo ben bene, direi. Facciamo ben bene. Ok. Va via il campo di Lele. E quindi io butterei dentro Gengarino. Gengarino lo proteggerei. Gengarino, io sparerei la frana. E proteggerei Gengarino. Io quel Bruxis lì non so, potrebbe essere scarto. Proteggiamo un attimo Gengarino, scusate, eh. No, viene di qua questa volta. Ci fa anche un bel male. Porygon 2 va di ripresa. Noi si spara la frana che dovrebbe far fuori Bruxis se non evita. Ecco! Ecco! Dai! Dai, ci rendiamo conto! Ci rendiamo conto! Ci rendiamo conto! Quello che non doveva evitare ha evitato. Ci rendiamo conto! Palla ombra su Bruxis e frana. Ci rendiamo conto. Quello che non doveva evitare ha evitato. La partita era finita. Era già finita. Poi si andava di mossa Z su Porygon 2. Porygon 2 è droppato. Ma per fortuna è andato su Jigglypuff, va? Per fortuna. E noi abbiamo fatto palla ombra. E frana, per fortuna. Per fortuna. Tu vai ancora di ripresa. La sabbia dovrebbe finire adesso. Sabbia basta. Cioè, basta. Non c'è più neanche i Sigalit. Basta. Non serve. Allora, prima con... Prima abbiamo fatto un bel danno di Boom Blast, vero? Quindi noi ci spara psichico e più la mossa Z di tipo veleno a sto cacchio di Porygon 2. Guardate l'espressione di Gengarino per la serie Io spadronese. Cioè, l'espressione di Gengarino è micidiale mossa Z, proprio... Adesso io distruggo tutto. Vediamo quanto facciamo. Non penso che non arriveremo neanche a fare un 50%, secondo me. Però dovrebbe bastare in due turni a farlo fuori. Facciamo, sì, facciamo un 55. Più psichico. Vediamo. Partita finita. Oppalalai, oppala. Molto bene. Cioè, capito, Gengarino, l'espressione di Gengarino aveva detto tutto. La partita finisce qua. Quello doveva essere il turno che finiva la partita. L'aveva detto. Si vedeva. Era chiaro. Chiaro come la luce del sole. Beh, quindi praticamente siamo tornati
ad avere i punti che ci eravamo persi. Ora ragazzi, questa squadra qui secondo me ce l'ha il potenziale per fare bene. Con gli accorgimenti nuovi che gli abbiamo fatto, ci si può divertire in Battlespot. La cosa è che Coco si soffre un pochettino. Bisogna ancora, io devo ancora capire bene come sfruttare il fatto di trovarmi un Coco davanti, perché comunque c'è quel Vikavolt che sostanzialmente è molto bulky, fa anche molto male perché arriva comunque ad avere un 180 qualcosa di attacco speciale. Quindi secondo me forse bisognerebbe cercare di sfruttarlo davanti ai Coco. Io direi di fare ancora qualche episodio con questa squadra, cercare di... L'abbiamo già migliorata rispetto a quella che era prima, gira bene, gira meglio, e adesso cerchiamo di capire come sfruttarla quando ci troviamo davanti un Coco, in che maniera possiamo andare a rompere le scatole noi a Coco, e non che soltanto Coco rompa le scatole a noi, se ce la facciamo con questi Pokémon qui, o se ci saranno da fare altre modifiche alla squadra. Così siamo partiti da un'idea che inizialmente, l'ho detto, all'inizio dentro c'era Mandibuzz, all'inizio dentro c'era Incineroar, c'erano tanti Pokémon diversi, tutti cambiati. Questi Pokémon qua adesso mi piacciono, abbiamo cambiato i set di tutti quanti i Pokémon per creare quello che abbiamo adesso. Vediamo, così dopo aver visto il mio video su come montare una squadra, un team Pokémon, facciamo finta che lo stiamo facendo insieme con questa squadra. Quindi stiamo prendendo quello che non va bene, lo stiamo cambiando, stiamo facendo dei tentativi, stiamo perdendo punti, stiamo recuperando punti. Vediamo poi se diventerà una squadra a tutti gli effetti da poter utilizzare in Battlespot, magari anche in un torneo. Io all'inizio ve l'ho detto, in un torneo non la userei mai. Adesso con le modifiche che sto facendo, che ho fatto, sto pensando che forse potrebbe andare bene anche per un torneo. Vediamo nel caso in cui riusciamo a capire come fronteggiare tutti i Pokémon, e questo si può capire soltanto provandola e riprovandola e continuando a farci esperienza sopra per capire come poter gestire i nostri Pokémon, se l'avremo trasformata a tutti gli effetti in una squadra realmente competitiva. Ragazzi, grazie ancora per essere stati con me. Come sempre, per favore, iscrizione al canale e un bel like. Il vostro supporto mi è sempre di grande aiuto se io continuo ad andare avanti. E grazie a tutti voi. E come sempre, se il video vi è piaciuto, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto, state zitti. Mr. Pokenjoy, ciao!